Siamo con Paolo Della Pietra e Matteo Alberti e Giuseppini. Abbiamo appena concluso un giro al Parasio e alla Foce con i ragazzi della scuola di Melbourne di architettura e quelli del Politecnico di Milano. Ecco, questo progetto va avanti. Oggi saranno rappresentati i progetti che hanno appunto gli elaborati che hanno fatto i ragazzi. Ecco, Della Pietra, un commento su questa iniziativa. Ma sicuramente è stata positiva. Abbiamo visto questi 50 ragazzi che hanno girato per Imperia in questi giorni e continueranno fino a mercoledì. Oggi presenteranno una prima fase degli elaborati, diciamo, dei brogliacci, e poi quando torneranno nella sede di Milano e nella sede di Melbourne avranno diversi mesi per fare degli elaborati più tecnici, che poi verranno comunque posti anche su un sito web aperto a tutti e saranno visibili dall'intera cittadinanza, per arrivare poi alla conclusione nel mese di novembre con una mostra dove verranno presentati pubblicamente tutti questi elaborati. Ecco, Confindustria in prima linea perché? Ma perché noi abbiamo voluto fare un qualcosa di positivo per la nostra città, far vedere che quando si vuole anche il privato, inteso come imprenditore, come impresa, come lavoratori che sono all'interno delle nostre aziende, quando si vuole si può contribuire a dare un segnale positivo alla nostra città. Ecco, secondo il privato, ecco, Matteo Alberti, uno degli sponsor di questa iniziativa, la Talberti. Ecco, come mai avete deciso di, come dire, aiutare, finanziare, sponsorizzare questo progetto? Le impressioni già prima che i ragazzi arrivassero, gli studenti arrivassero qui ad Imperia, era positiva e interessante. Oggi posso confermare che abbiamo fatto bene a credere in questa iniziativa. Ho parlato con diversi studenti, posso dire che questi studenti sono tutti motivati e con le idee chiare e che già in poco tempo hanno messo a fuoco abbastanza bene la città, molto bene la città, e già avanzano delle prime proposte molto molto interessanti. Sono guidati da un professore di fama mondiale, internazionale, quindi direi che il progetto è meritevole, lo voglio dire da cittadino. Sono contento che ad Imperia vengano portate avanti e svolte iniziative di questo genere. Faccio i complimenti a Paolo Della Pietra, che insieme all'assessore Maria Teresa Parodi hanno fortemente voluto questa iniziativa, e quindi molto 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 bene.